Quello che vedete è il tetto della cantina sopra il quale abbiamo costruito l'impianto fotovoltaico. Qui siamo all'interno della cantina, nella zona più tecnica, quindi vedete acciaio e sostanzialmente macchinari che servono per la vinificazione e la lavorazione dell'uva nelle prime fasi. Tutti i macchinari che vedete, anche questi che sono sostanzialmente l'imbottigliamento, vengono attivati grazie all'energia del sole, quindi non usiamo nessun'altra forza se non quella che attraverso i pannelli fotovoltaici riusciamo a trasformare in energia elettrica. Allora, questi vini, oltre a dare a te queste la possibilità di risparmiare, sì, danno anche a noi un po' di ossigeno in più. Sì, diciamo che li possiamo considerare vini verdi. Allora, è chiaro che la filosofia fondamentale che sostiene ogni produttore di vino è quella di fare del vino buono, per cui la prima cosa da raggiungere è la bontà del vino, ma la bontà del vino va raggiunta però attraverso la salvaguardia ambientale, quindi è fondamentale riuscire a fare un vino buono ma che sia anche sano ed ecologico, e attraverso un impianto fotovoltaico riusciamo ad ottenere questa cosa. Allora Paolo, descrivi appunto i tuoi vini ai navigatori di Olio Vino Peperoncino, in modo che se si ritrovano al ristorante oppure vengono qua in cantina sappiano riconoscerti. Allora, io faccio i vini delle due zone DOC nelle quali ho i vigneti, che sono a sud del lago Lugana, in questo caso è Lugana, il Buso Caldo, che è un Lugana particolare, e a ovest, dove abbiamo la cantina, Chiaretto, il Gruppello, è un Gruppello riserva. È proprio del Chiaretto che dovremmo parlare, perché in questi giorni a Moniga, che è la città dove è nato il Chiaretto a pochi chilometri da qua, si sta svolgendo Italia Rosa, che è una bellissima manifestazione dedicata esclusivamente ai rosati.